allora do il ben trovato a Daniele Lavecchia di Traders Magazine in collegamento con noi. Ciao Daniele. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo un po' di richieste sulle materie prime, allora io ripartirei da qui, non prima però di dare una consueta view su Wall Street, anche osservando un po', insomma, quali sono i settori maggiormente vivaci e pimpanti oggi, dato che si corre più o meno a due velocità, quella del Nasdaq e quello degli altri due indici. Ok, vi condivido lo schermo. Sì, prego. Direi netta situazione in contrasto tra lo Standard & Poor's 500, il Dow Jones e il Nasdaq. Come abbiamo potuto osservare, se soprattutto osserviamo i punti di riferimento principali, troviamo lo Standard & Poor's 500 estremamente reattivo rispetto ai minimi, come anche il Dow Jones, ma veramente il Nasdaq molto, molto più reattivo nel brevissimo termine, diciamo, rispetto agli altri due. In prospettiva rimane sempre il più debole in assoluto il Nasdaq, essendo, come sappiamo, partecipato da titoli comunque sempre molto volatili e quindi percepiti come estremamente rischiosi. Se guardiamo la mappa dei rendimenti, vi do un'idea di cosa sta succedendo. A livello di performance intraday, vi condivido lo schermo. Abbiamo questa situazione, una situazione in cui troviamo praticamente un blocco scolastico, che è questo. Questi primi tre settori in alto sono titoli estremamente rischiosi, estremamente volatili e percepiti evidentemente come interessanti quando si ha una minima prospettiva di rialzo del mercato. In fondo troviamo invece i tipici titoli di avversione al rischio, che sono i consumer staples e le utilities, che negli ultimi giorni invece avevano reso bene perché attiravano evidentemente dei capitali nel momento in cui c'era una fuga dal rischio. Quindi al momento la situazione appare estremamente interessante, soprattutto se si considera il rialzo dei tecnologici e i discrezionali, che sono il tipico settore, che in italiano chiamiamo i consumi durevoli, che sono il tipico settore ciclico molto reattivo ai movimenti di mercato rialzisti. Se spacchiamo anche i tecnologici, troviamo che soprattutto il momento attuale è estremamente guidato dai semiconduttori, che stanno facendo veramente la parte da gigante. Concludo questa piccola parte facendovi vedere, secondo me, qualcosa di interessante, perché il mercato a volte può fornirci delle informazioni sbagliate, credo. Nel grafico sottostante trovate lo Standard & Poor's 500 con l'andamento che sta tenendo. Nella parte sopra trovate invece quella che viene chiamata l'advanced decline line, cioè semplicemente i titoli che chiudono positivamente sottratti ai titoli che chiudono invece negativi, e vedete che la direzione è ancora estremamente ribassista. Ciò per dire che probabilmente una reazione c'è, ma soprattutto da parte di alcuni titoli estremamente capitalizzati e non da parte, per così dire, della pancia molle di tutto l'indice, che è la maggior parte dei titoli. Ricordiamo che per esempio lo Standard & Poor's 500 è composto da 503, 505 titoli, dipende dai momenti azionari, la cui pesatura all'interno dell'indice dipende dalla capitalizzazione, e che 6 o 7 titoli fanno il 30-40% della capitalizzazione. Quindi diciamo è molto dipendente dall'andamento dei colossi come Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook. Quindi questo aspetto qua, secondo me, mette ancora un punto interrogativo sull'eventuale ripresa da questi livelli del mercato. Questo è quello che ritengo un po' più critico al momento. Interessante questo parallelismo che ci mostra Daniele. Io vi mostro invece un grafico, perché siamo a livello macroeconomico. Il dato importante del pomeriggio sono le vendite delle case esistenti negli Stati Uniti, è un meno 7,2%, guardate che contrazione rispetto al più 6,6% precedente per quanto riguarda il mese di gennaio. L'indicatore è sceso con stime per un dato in calo al 5,7 a 6,13 milioni di unità. Rispetto a febbraio 2021 le vendite sono diminuite del 2,4%.
aperto, non so se la regia riesce a inquadrare il grafico, così insomma capiamo anche di che cosa stiamo parlando. Prezzo mediano di una casa esistente a febbraio è salito rispetto a gennaio a $357,300, in rialzo del 15% rispetto a un anno prima. Ricordiamo la situazione degli Stati Uniti, qual è, con l'offerta che supera la domanda per quanto riguarda l'occupazione e salari molto molto alti. Non abbiamo visto il grafico delle vendite mensili di case esistenti, no, adesso lo vediamo, grazie regia, con il dato, come vedete, che è piuttosto forte, rivolto verso il basso. Bisogna tornare indietro per vedere un dato così negativo, più o meno all'inizio di un anno, credo, direi che 2021 è il periodo di riferimento. Vediamo un po', sì, pieno 2021, siamo ai minimi dell'ultimo anno, ecco, per quanto riguarda gli Stati Uniti. Mentre, a proposito di microprocessori di cui parlava Daniele, guardate Nvidia oggi che performance più 5,5%, $261,38 ad azione. Questo è un grafico orario che ci mostra che insomma evidentemente è ancora una gran voglia di salire. Forse questa gran voglia di salire si è quantomeno raffreddata per quanto riguarda le materie prime. Daniele, vediamo l'oro a $1,934 l'oncia, e forse per il petrolio bisogna fare un discorso a parte, però ripartiamo dal gold, se sei d'accordo, che ancora dobbiamo approfondire nella diretta di oggi. Sì, allora, per me il gold evidentemente adesso sta vivendo una naturale fase di raffreddamento, mi sembra anche normale, è salito molto molto bene ed è soprattutto salito in maniera troppo verticale per pensare che potesse continuare in questo modo, naturalmente a patto che evidentemente non venga percepito come un bene rifugio e quindi abbia un'ulteriore spinta. Per il momento, dato che c'è un po' di raffreddamento anche della situazione, i mercati azionari stanno rendendo qualcosa, almeno dagli ultimi giorni non c'è più questa caduta, secondo me è un po' sfumata l'esigenza di dirigersi verso l'oro, almeno in maniera istintiva, da parte degli investitori, perché di fatto ci sono molti asset che possono essere considerati asset rifugio. Per quanto riguarda l'oro, per me rimane sempre estremamente rialzista. L'area di quello che stiamo vedendo dello spot è un'area interessante. 1900-1910 secondo me sono un bel trampolino di lancio per un prossimo movimento dell'oro, che io rivedo di nuovo verso i massimi e anche oltre. Penso i 2002 possano essere raggiunti entro l'anno, rispetto al movimento che ha fatto, anche perché ha avuto una lunghissima fase di preparazione. In questo momento devo dire, come metalli preziosi stiamo un po' tornando indietro. Noi come metallo, per esempio, restando nel settore metalli, è quello del copper, che continua ad andare molto bene e ha già ripreso un po' il movimento di tipo rialzista. Tutti gli altri metalli sono un po' in contrazione o perlomeno in difficoltà. Palladio e platino, che avevano reso veramente molto bene le scorse settimane, adesso stanno ritornando a dei livelli di normalità, dove probabilmente dovranno trovare un'accettazione di prezzo da parte degli investitori, perché vi mostro palladio per darvi un'idea. Evidentemente un movimento così propulsivo come è stato nelle scorse settimane, sebbene preparato da una lunga lateralità, non era in grado di attirare più compratori, ma solamente evidentemente prese di profitto, cosa che ha generato poi il movimento discendente. Sul palladio, per esempio, io non escludo che si arrivi di nuovo ai 2220-2002, che era la base di partenza di questo movimento, proprio per cercare di consolidare e costruire una nuova base di compratori. Stessa cosa al platino, che ha dato un bel movimento in salita, ma anche questo è ritornato nella stessa zona di lateralità in cui si trova oramai da più di un anno, che stiamo guardando una fase piuttosto lunga. E da questo punto, secondo me, naturalmente può ripartire, ma hanno bisogno in questa fase di trovare dei compratori che percepiscano l'investimento, uno, come interessante a livello di prezzo, cioè conveniente, due, secondo me, non è da trascurare in questo momento, stabile, perché il premio al rischio che l'investitore in questo momento si deve prendere deve valerne la pena, perché hanno dimostrato i mercati di essere veramente troppo volatili e molto spesso, sebbene ci fosse un premio, il rischio era troppo alto, e almeno viene percepito in alcuni momenti troppo alto.
Dunque, questo per quanto riguarda Platino e Palladio, c'era una domanda di un amico sul Palladio e speriamo di aver in qualche modo risposto. Quei 2200 sono una soglia importantissima, testata, guardate quante volte nel 2020 come supporto, poi è diventata resistenza quando c'è stata una fase ribassista, verso la fase più diciamo critica per quanto riguarda il prezzo del Palladio, quando era scivolato ben al di sotto dei 1600 dollari l'oncia. Beh, aveva sbattuto la testa contro i 2200 in più di un'occasione tra ottobre e novembre 2021. Poi è stato usato questi 2002 anche come trampolino di lancio tra fine gennaio e durante il mese di febbraio per attaccare i 3004, e adesso occhio a una nuova inversione fino a questo livello dove magari i compratori potrebbero scatenarsi nuovamente. Senti, prima di girarti le domande, altre domande di amici a casa, ti chiedo invece come vedi la situazione sul petrolio. È vero che questo aspetto deriva probabilmente, questa materia prima deriva molto di più da le notizie di attualità che ci arrivano dal conflitto Russia-Ucraina e non solo. Una notizia, diciamo, a corollario del conflitto, ad esempio quella che è uscita questa settimana, cioè che l'Arabia Saudita sarebbe disposta a compravendere, diciamo così, il petrolio in yuan cinesi, e quindi dal petrodollaro al petroyuan. Non dico che sia un attimo, ma sono anche trattative che proseguono da diversi anni, pare dal 2016. Detto questo, ti chiedo una view, insomma, sul petrolio, che oggi è ha un andamento piuttosto modesto, anche se comunque ha aggiornato i massimi delle ultime quattro sedute. Allora, per quanto riguarda il petrolio, devo dire, il movimento in salita era abbastanza atteso da tutti. Naturalmente non si poteva immaginare un movimento così rapido in salita, perché ovviamente l'aspetto della guerra ha portato un rialzo immediato. Però il movimento era già abbastanza descritto dal grafico, anche perché noi sappiamo che il petrolio tende a reagire molto, molto rispetto ai movimenti inflattivi. Per quanto riguarda l'andamento, notavamo già da tempo, l'abbiamo segnalato più volte, una lateralità che è durata veramente molto molto tempo. Guardate il prezzo che entra in questo rettangolo di circa dai 70 dollari ai 30 dollari, entra nel 14 e praticamente ne è uscito ad ottobre, gennaio 22, veramente ne è uscito in maniera un po' più decisa a gennaio del 22. Normalmente un movimento così importante, così permanente all'interno di un range, porta dei movimenti davvero di una grande entità. Secondo me non è finita l'aspetto della crescita del petrolio. Io devo dire, non me l'aspettavo intorno ai 120, ha dato anche una punta quasi ai 130 quest'anno, me l'aspettavo intorno ai 100 e poi un ritorno indietro. Si è andato a schiantare contro veramente una resistenza di grande importanza intorno ai 110 dollari al barile. È funzionale, secondo me, e anche salutare che il petrolio torni lievemente indietro intorno alla media mobile a vedete questa media azzurra, che è la media mobile esponenziale a 20 periodi, che fa intorno ai 90 dollari. Di lì potrebbe ripartire il movimento. Quello che state osservando è un grafico di tipo settimanale, però non è finita, secondo me, sul petrolio. Un ritracciamento è funzionale a un nuovo rialzo dei prezzi, per quanto vedo, almeno dall'analisi grafica. E allora, questo per quanto riguarda il petrolio. Adesso ti giro un paio di richieste degli amici a casa. La prima domanda riguarda un titolo, abbiamo parlato di difensivi e non solo, ma siamo a Piazza Affari, si tratta di un titolo difensivo, e cioè Snam. Un nostro amico ci chiede se, Walter in questo caso, le saluto, è opportuno entrare su Snam a 4,7 oppure è meglio aspettare? Allora, 4,88 in questo momento, meno 0,85%. Sì. Allora, naturalmente, segnalando il 4,7, l'ascoltatore vorrebbe entrare sulla debolezza e quindi sul nuovo ritorno all'area del supporto. In sì. Situazioni come queste io preferisco un'entrata sulla forza, nel senso che data la situazione grafica del titolo in sé, che è una situazione di lateralità, nel senso che, per esempio, acquistare a giugno 2021 o al 9 marzo 2022, vedete che non aveva nessun effetto, si aveva lo stesso livello di acquisto, quindi il grafico è chiaramente in trading range. Io vorrei vedere un movimento netto al di fuori dell'area di congestione, se non al di fuori della macro area, almeno la capacità
di disegnare una serie di massimi e minimi rialzisti, quindi un movimento intorno ai 5,20 euro e poi un ritorno intorno ai 5 euro, per me può aprire la strada a un movimento di uscita da questa grande congestione. Tenderei a fidarmi poco di un ritorno verso i 4,7, francamente, perché magari ci sono titoli appartenenti al settore delle utilities che sono più performanti, e verso quelli mi dirigerei, perché a questo punto conviene andare verso titoli che magari sono più reattivi al momento. Altra domanda che ci gira l'amico Vincenzo riguarda Shopify e quindi torniamo oltreoceano in qualche modo, siamo sul Nice. Shopify oggi è a quota 666 dollari per azione, un numero un po' diabolico, più 1,3%. La domanda a Daniele è la seguente: ho acquistato giorni fa Shopify a 535 con una size non proprio contenuta. Vorrei sapere se pensate come me che nel medio periodo potrebbe già raddoppiare la quotazione. Wow, allora, evidentemente ancora una volta è stato fatto un acquisto sulla debolezza, Beh, direi buono anche a e direi 500. buono, sì. Raddoppiare la quotazione vorrebbe dire intorno ai 1300 circa. Eh sì. Allora, francamente al momento non lo vedo così reattivo, nel senso che abbiamo dei titoli appartenenti proprio al settore tecnologico che sono estremamente più reattivi. Basta guardare Microsoft, per esempio, o qualche cos'altro, che dimostra, o Nvidia che hai detto precedentemente, che assolutamente dimostra qualcosa in più di questo. Diciamo che nel breve periodo non lo vedo immediatamente performante, poi magari nel corso del tempo potrà dimostrare qualcosa di diverso, ma non nel breve, diciamo, secondo me. Però l'acquisto è talmente buono che potrebbe essere l'acquisto del secolo, insomma, fatto a quel livello. Se poi ritorna a 1600 è assolutamente buono, però non in tempi brevi, secondo me. Non in tempi brevi. A questo punto Marcello ci riporta sulla stretta attualità perché ci chiede un'analisi di Inuit che al momento a Piazza Affari è il titolo più performante. Ci sono più 2,2% di acquisti per quanto riguarda Inuit, 9,84 euro ad azione. Siamo ai massimi da gennaio 2022, quindi quasi ai massimi dell'anno. Ok, qua la situazione si sta mettendo abbastanza bene, ha superato soprattutto gli ostacoli principali, secondo me, in questa fase, che sono le medie mobili che rischiano di giocare a sfavore. È uscito dalla media mobile a 200 periodi. Credo che un ritorno intorno proprio alla media mobile a 200 periodi, anche a 9,50, possa aprire un nuovo movimento di tipo rialzista. Non è un chiaro trend rialzista, quindi stiamo sui primi movimenti propulsivi che potrebbero portare comunque il prezzo intorno ai 10,80. L'unica cosa è attendere una conferma. Al momento è particolarmente delicato, il settore è estremamente sensibile ai cali del mercato, perché il settore delle telecomunicazioni, insieme al settore tecnologico, il settore dei beni di consumo durevoli, sono molto sensibili ai cali di mercato e devo dire perdono anche molto velocemente terreno. Però in una fase di recupero di mercato questi possono essere estremamente positivi. Quindi ritorno a 9,50 e poi primo target a 10,80. 10,80 primo target, sì, comunque sia, in effetti la situazione è positiva, quindi direzione quella specie di doppio massimo che ha registrato tra novembre 2021 e dicembre, anzi inizio gennaio 2022. L'ultima richiesta che ci arriva, e la domanda è di Nicola, che saluto, riguarda, beh, insomma, un pezzo forte del nostro indice, cioè UniCredit, che anche oggi è in sofferenza, c'è del 2,03%. È il peggiore tra i bancari, meno 2,06 come detto, 9,56 euro ad azione. Qui l'esposizione con la Russia è, la conosciamo, l'abbiamo raccontata anche durante le nostre dirette e siamo ben lontani da quei 16 che aveva raggiunto ben prima, insomma, del conflitto e, correggimi se sbaglio, sembravano anzi, sembrava potesse essere destinato a migliorare ancora, insomma, il prezzo del titolo.
Eh sì, anche perché proprio quella cifra che hai detto tu è una cifra ponte per poi proiettarsi intorno ai 18. Sembrava oramai proiettata verso quell'area. In questo momento sembra essersi bloccata la caduta, nel senso che il movimento discendente, vedete, è stato accompagnato da un innalzamento dei volumi. Normalmente questa è una dinamica tipica chiamata selling climax, che però ha bisogno di essere ritestata, cioè gli istituzionali, i maniforti devono in qualche modo assicurarsi che il calo sia finito e che il panic selling sia cessato. Il modo in cui lo fanno è riportare le quotazioni nuovamente nell'area del minimo per verificare la quantità di volumi in vendita che ci sono. Quindi in realtà da questa zona non mi aspetto un rialzo, quanto più un lieve ribasso intorno agli 8,30 € per eventualmente provare a ripartire. È chiaro che questa è un'area fondamentale, perché se dovesse perdere l'area degli 8,30, 8 lo rivediamo ai 6 euro, quindi questa è una parte importante. Però se arriva con basso volume, con barre di dimensioni contenute, probabilmente potrà ritornare in tempi brevi a riprendere qualche quotazione in più, naturalmente a patto che anche la situazione in Russia vada a chiarirsi. Oggi qualche pezzo mi sembra sia stato chiarito dalle notizie, almeno il default tecnico che era preannunciato da molti analisti per il momento non è avvenuto, per cui potrebbe anche beneficiare di questa notizia. Per il momento non è avvenuto, anche se c'è questo dubbio, abbiamo dato anche noi la Sì. notizia come l'hai riportata tu, in aggiunta però c'è questo mancato accredito agli investitori dei 117 milioni da JP Sì. Morgan a Citigroup, ma a riguardo evidentemente non è ancora stata, diciamo così, completata la verità, ecco, su quello che è accaduto e sui motivi per cui c'è questa paralisi. Abbiamo ancora un minuto, Daniele, ti giro l'ultima domanda che ci arriva da casa e riguarda Anima Holding. In guadagno ci dice il nostro amico del 27%. E allora lui dice che fare? Può salire ancora? Metto degli stop poco sotto le quotazioni attuali. Credo di aver trovato un ottimo punto d'ingresso a 3,1. Sbaglio? O vabbè, poi chiede del dividendo di quest'anno, ma insomma, al di là delle previsioni dei dividendi, insomma, questa è è il suo ragionamento. Allora, indiscutibile che il trade è un trade pazzesco che ha fatto l'ascoltatore. Guardate, sul minimo assoluto, complimenti. Sì. Anzi, rialzo molto buono. Io farei attenzione da questo momento in poi, perché qui siamo arrivati su un'area di resistenza abbastanza chiara. Un'area di resistenza che comunque ha generato un bel sell-off precedentemente, quindi attenzione che tenga quest'area, perché può darsi che se il mercato va a indebolirsi abbia bisogno di ritestare i minimi. Quindi la condizione essenziale è la permanenza di sopra di quest'area di supporto e magari in questo caso stringere lo stop. Ecco, io personalmente dopo, se avessi fatto un trade di questo tipo, così ben preso in un momento soprattutto come questo, probabilmente posizionerei uno stop loss intorno al minimo del 16 marzo, in modo da evitare che nel movimento ribassista veloce che può fare, se si genera nuovamente un panic selling, andasse a perdere troppi utili. Quindi stop loss sui 3,77, diciamo, quella secondo me è una buona area. E poi salire con lo stop loss a poco che la quotazione continua a salire e ha un nuovo livello di fatica, probabilmente intorno ai 4,09 €. Intorno a quell'area lì, probabilmente un nuovo movimento discendente potrebbe esserci, per cui seguiamolo con lo stop in trailing. Questo dunque per quanto riguarda Anima Holding. Daniele, grazie per essere stato qui con noi. Buon fine settimana, ovviamente, e alla prossima.